Garfield è qua a casa mia! Che è la versione cattiva di Garfield! È veramente un mostro orribile! E noi andremo a scoprirlo! E andremo a vedere una sua animazione, perché è venuto dall'animazione, è uscito proprio dallo schermo! C'è questa animazione sul canale SCP Animated. E ho paura di sapere quello che succederà qui, ragazzi. Allora c'è sta qua che dice: beh, dobbiamo stare attenti. E poi c'è lui che fa: mi piace tanto mangiare la pizza con il formaggio bollente. Però qua dentro qua... Oddio, quello è Garfield, ragazzi. Ma questo è tipo un prologo. Cioè praticamente è qualcosa che inizia prima della storia. Dice infatti un giorno prima, allora succede che praticamente ci sono questi due amici che viaggiano in giro, fanno: oh, 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 mi piace anche a me la pizza col formaggio grande, sai, io mangio tanti formaggi ogni giorno, ma non si mangia, cos'è stato però, dice. Hanno quindi sentito un rumore veramente brutto, ragazzi, qui potrebbe esserci Garfield il cattivo, ma è lui, è Garfield oppure qualcun altro? Ehi! Oh mio Dio, è proprio lui! Ragazzi, ora siamo in pericolo. Praticamente io ho sentito qualcuno dall'altra parte della casa. Oh mio Dio! Dannazione, bisogna andare a sconfiggerlo. Qualunque persona, qualunque cosa sia. Ragazzi, ok, stavo sentendo da questa parte qualcosa. Io avevo anche messo le telecamere di sicurezza una volta qua in giro. Però purtroppo qualcuno me le ha staccate. Vi rendete conto? Mi ha staccato le videocamere di sicurezza. Chi diavolo è stato? Dannazione, c'è sicuramente qualcuno qua, ragazzi. No. Cosa diavolo è stato? Ma c'era qualcuno da quella parte? L'ho sentito bene? Sapete cosa faccio? Metterò la videocamera di sicurezza proprio qui. Ok, proprio qui. Esattamente qui. Me ne andrò e vedrò se qualcuno apparirà da questa parte oppure no. No, 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 ragazzi, guardate cosa... Ha ucciso quello. Che ha fatto? Chiama la polizia, ha detto, infatti. Però c'è dietro di te, non fai in tempo, bro. Scappa immediatamente prima che sia troppo tardi. Oddio, che brutto, ragazzi. Ma perché poi ha le zampe da ragno? E poi perché ha quella faccia orribile? E perché sta parlando il tizio invece di scappare? Sta cercando di convincerlo. Dice: ma a me non piace. Cioè, non mi piace mangiare la pizza. Cioè, guardate, ha tirato fuori il formaggio. Che schifo. No, gliel'ha infilato in bocca. Però sono le lasagne praticamente anche. No, mi sa che l'ha ucciso così, ragazzi. Però dice che c'è qualcosa da lanciare in giro. Non ho sentito bene. Perché l'ho detto così? Dice che ha mangiato troppo, quindi si è sentito male. Ma non è vero! Dai, signore! Dovresti un attimo avere il cervello di dire: ma non è vero questa cosa. C'è stato Garfield che gli ha infilato tutto il cibo nella bocca. Che stupidi questi SCP, tizi che cercano gli SCP. Dice: silenzio. Adesso chiameremo qualcuno di più bravo, perché c'è Garfield in giro, mi sa. Dice: beh, allora prendete subito il corpo e andatevene via! Veloci, veloci! Ok, d'accordo, questa mi sembra un'ottima idea. Ah, questo è il tizio che gestisce tutto, e lei è la dottoressa del laboratorio, tipo... Oh, santo cielo! Ma perché un tempo i tizi dell'SCP cercavano di catturarli e invece non ce l'hanno fatta, mi sa! Guardate! E ti conto che tutti l'hanno avvistato. Dice che è stato avvistato a Chicago e un po' in giro anche in realtà. Guardate che brutto! Madonna mia, che schifo che è! Dai, ma non è possibile! Ma Garfield era uno simpatico! Perché c'è questo schifo? A me cioè, era il mio migliore amico da bambino. Non capisco cosa dice. Praticamente c'è tutta una fondazione dell'SCP che cerca, che si chiama Chaos Insurgents, che cerca di risolvere tutta questa situazione del caos. Però secondo me non funzionerà mai, ragazzo, perché hai visto che brutto che è. Questo è un tizio che recensisce un film. Dice: questo film fa schifo, Garfield. Beh, che schifo. Fa proprio schifo, Garfield. Ah. E infatti adesso lo uccide, giustamente.
Ma pure tu, ma che avevi in mente? Dai, per favore. Oh, questa qua ha rotto le palle. Basta parlare. Dice, beh, potremmo fare un film migliore la prossima volta. Non credo sia quello il problema. Forse potreste catturare Garfield. Stupidi. Ma perché stanno parlando del film? Ma sono stupidi. Stanno dicendo, ma facciamolo di qualità migliore. Ma la smettete di parlare del film e pensate a come catturare Garfield, per favore. Ma cosa c'entra? Dice, mettiamo un attore che si chiama Keanu Reeves. Oh mio Dio, veramente. Dice, non devi essere così dura con tutti. Ma guarda, in realtà dovresti rivalutare un attimo il tuo team, secondo me. Allora, questa si... boh, andati ad una casa, non ho capito nemmeno dove. Siamo qua dalla fondazione SCP? Oh, va bene. Mi piacciono le lasagne. Di Garfield. Ah, la mia casa è bella. Grazie, lo so. L'ho costruita con le lasagne di Garfield. Boh, il tizio è strano, ragazzi. Non posso dire nient'altro. Dice che abbiamo bisogno che Garfield sia amato, perché praticamente non riescono a fermarlo, no? Quindi hanno bisogno tipo di far amare Garfield alle persone. Quindi anche per quello che dicevano del film, perché l'unica opzione è proprio questa qua, far amare Garfield alle persone. Altrimenti è finita, ragazzi. Altrimenti Garfield si arrabbia tantissimo. Anzi, diventa Garfield e poi uccide tutti quanti, perché non c'è un modo per fermarlo ad oggi. Oh mio Dio! Sto guardando qui la mia telecamera che ho posizionato di là nell'altra stanza, ragazzi. Porca di quella vacchettona scurreggiona maiala, mi sono super spaventato quando ho sentito quel dannato rumore. Ma avete sentito prima? E poi, vabbè, adesso stiamo attenti qua, ragazzi. Perché, dannazione, se arriva Garfield dentro casa mia, io giuro che impazzisco e urlo, Io urlo proprio in tante lingue diverse, cioè me ne invento. Ma che caspita vuole da me Garfield? E non è Garfield, è Garfield con la O. Stupido Garfield, sei proprio un Garfield. Cioè, ma perché fa così? Perché entra in casa mia? Cioè, probabilmente entrerà in casa mia perché l'ho sentito prima. Forse è già dentro casa mia. Oh mio Dio, sì, probabilmente è dentro casa mia, non ci ho pensato. Che stupido, devo pensarci. E adesso come faccio a bloccarlo? Beh, per fortuna mi sono chiuso qui dentro in camera mia, così non può entrare sicuramente qua. A meno che non sia qui dentro, ragazzi, vi immaginate? C'è qualcuno? Non c'è nessuno. Ah! Dannazione, che diavolo è stato? No! È dentro camera mia per caso, forse è dentro casa mia. Non ho capito da dove arrivava il suono. Ah! Ragazzi, ma cosa sta facendo? Ma quello... ma che caspita, quello è Garfield! Ma sta dentro davvero casa mia! E che caspita devo fare adesso? Pronto, pronto! Non so come che faccio! Ragazzi, vi giuro, cioè, sono un po' spaventato! Ma tanto lo prendo a pugni, tanto me ne frega niente, io sono più forte di lui. Proprio pam pam! Pam pam pam! Cioè, ora non si vede più perché è sparito, come vedete. Però dannazione, cioè, io lo picchierei tanto se venisse qua. Strano questo Garfield. Adesso vado a vedere di là per capire che diavolo c'è, che è successo. È una pozione, era per terra. Ah, hanno le lasagne, grandi, grandi. Adesso Garfield, ha tirato tutto dalle lasagne, vedete. È sempre la sua debolezza, anche da mostro. Che schifo Garfield, che schifo, che schifo. Andate, sono andati nel basement. Dice... dice che è stato lui a farlo, Garfield. Ma davvero? Dice, ah no, forse è stata la mia manifestazione, perché stavo pensando delle cose, quindi potrei averlo fatto io. Ma cosa stai dicendo? Vecchio del cacchio, stai... è impazzito. Oddio, scappate, c'è Garfield! Ah, sparategli, date le lasagne. Ma poi se prima era impegnato con le lasagne, perché non siete scappati prima? Cosa? Oh mio Dio, gli ha spaccato la testa. Ma era così facile? No, non credo. Ok, dice che praticamente sarà rimanifestato, cioè rinascerà di nuovo questo Garfield. Dannazione.
Beh, almeno per ora non c'è più. Però comunque rinascerà, purtroppo. Questo Garfield è proprio una sorta di virus che si espande dappertutto. Non sappiamo come fermarlo, ragazzi, non sappiamo proprio. Abbiamo bisogno del vostro aiuto anche. Nei commenti scriveteci come fermare Garfield. E soprattutto come farlo mandare via da casa mia. Dove diavolo è stato? Era qui. Era qui, ne sono sicuro. Ma che diavolo, ho trovato una roba assurda. È una pozione, era per terra. Che cosa succede se la bevo? Proviamo. Che schifo! Bleh, che schifo, fa schifissimo! Sa di lasagna andata male! Ma dai, ma... Dannazione, non bevete mai queste pozioni! È sicuramente la pozione di Garfield... No, cos'era? Ragazzi, non bevete mai questa pozione!